È dal 13 marzo scorso, da quando è stato eletto, che Papa Francesco ha toccato gli animi di tutto il mondo, per la sua semplicità e per la capacità di arrivare al cuore della gente. Ora la storia di quest'uomo straordinario sarà raccontata in un film, La storia di un prete, diretto dal regista argentino Alejandro Agresti, che già ha iniziato le riprese. Agresti è un nome importante e una garanzia che ha diretto pellicole come The Lake House con Sandra Bullock e Keanu Reeves. L'obiettivo di una scelta così importante, ha sottolineato Agresti, è quello di esplorare il lato umano e personale di Bergoglio da quando si dedicava alla sua vocazione nei quartieri poveri di Buenos Aires, fino all'elezione di Papa e alla sua volontà di riformare la Chiesa e di renderla più vicina alla gente. Il film, che in realtà è una coproduzione argentino-spagnola, sarà girato anche in Italia e Germania. E si soffermerà sul lato umano del protagonista e ripercorrerà tutte le tappe principali della sua esistenza. Emergeranno quindi momenti salienti come la lotta contro una grave forma di polmonite, gli studi come perito chimico, la passione per il tango argentino. E prima di iniziare il suo noviziato nella Compagnia di Gesù, sembra che Bergoglio abbia avuto anche una fidanzata e abbia conosciuto i travagli dell'amore. Insomma, una vita intensa quella di quest'uomo che ha sempre scelto come stile di vita la semplicità e l'austerità e che fin da quando era vescovo ha rinunciato a vivere nella sede dell'episcopato a favore di un piccolo appartamento dove svolgeva da solo tutti i servizi domestici e si spostava per i poveri quartieri argentini con i mezzi pubblici. Così ha commentato Agresti la sua scelta al giornale Variety. Piuttosto che fare una rapida biografia dei principali eventi della sua vita, sono più interessato a mostrare l'interiorità di questa persona, così unica, la sua decisione irremovibile di seguire la sua vocazione e come abbia associato fede e ragione dopo aver studiato per 14 anni come gesuita, prima di essere ordinato sacerdote. Insomma, la curiosità è tanta e non ci resta che attendere di vedere il film nelle sale.